Sabato il Napoli ha mostrato al mondo intero la terza maglia, una maglia che si lega indissolubilmente al Giappone e al mondo orientale, una maglia che a detta di Tommaso Bianchini sarà l'inizio di un progetto dove il Napoli, diciamo, pianterà le sue radici in modo stabile in terra giapponese. Signori, andiamo con la sigla e parliamone. Allora, signori, oggi facciamo un bel video che, come sapete, a me piace fare. Questi temi sono quelli che mi incuriosiscono, che mi piace affrontare. Oggi, martedì o mercoledì, non so quando vedrete questo video. Io questo video lo sto registrando di domenica, tra l'altro, prima di Napoli-Atalanta. Avrei voluto fare il video tatta sabato sera. Ho scoperto sta cosa mentre stavo mangiando la mia bellissima pizza. E quindi ho detto, vabbè, ne parliamo con calma in settimana entrante dopo Napoli-Atalanta. E quindi siamo qui per parlare della terza maglia del Napoli. E ragazzi, è una terza maglia comunque che ha un significato importante dal mio punto di vista. E come ho detto anche nella intro, è una maglia che innesca, inizia questo progetto dove il Napoli vuole comunque espandere il proprio marchio nel resto del mondo. Questo è un discorso che facemmo anche qualche settimana fa, mi ricordo durante la pausa nazionali, che parlò Bianchini, appunto, che disse che l'obiettivo del Napoli è aumentare i ricavi, e noi dicemmo un modo per aumentare i ricavi era espandere il marchio nelle altre parti del globo terracqueo. Quindi, detto questo, partiamo subito e andiamo un po' a vedere. Eccola qua, ragazzi. Allora, questa è l'introduzione. SSC Napoli presenta il third kit from Napoli to Japan. Quindi qui si prosegue sul filone from Napoli to the world. La SSC Napoli è lieta di svelare la terza maglia, un'opera che celebra l'incontro tra Napoli e Giappone che prosegue il viaggio appunto from Napoli to the world. Questa maglia, ragazzi, è una maglia che appunto nasce da un gemellaggio. Napoli, la città di Napoli, a vari gemellaggi. Tra questi gemellaggi c'è Kagoshima, una città appunto del Giappone. Questo gemellaggio è nato nel 1960 e ragazzi, non ironicamente, Kagoshima è la Napoli giapponese. Ora voi starete vedendo una foto, questa è la foto di Kagoshima e come potete vedere è un copia e incolla, è un facsimile di Napoli. Cioè abbiamo la città, abbiamo un golfo e abbiamo sullo sfondo un vulcano. Anche lì abbiamo un vulcano che si chiama Sakurajima. Quindi proprio due città che sono, almeno dal punto di vista, diciamo, geografico, identiche. Quindi, ragazzi, non è un caso che sia stata scelta proprio Kagoshima come città gemella per fare il gemellaggio con Napoli. Vedete, c'è scritto anche qui: affinità tra due realtà portuali che condividono caratteristiche uniche, dai golfi fino ai vulcani che ne dominano il paesaggio. Quindi, proprio due città che sembrano delle gocce d'acqua. La nuova maglia, frutto della collaborazione con EA7, è stata concepita come una moderna corazza per chi la indossa. Quindi, abbiamo anche un significato metaforico. Ed è una maglia che è ispirata alla figura del samurai, con dettagli istintivi che includono il kabuto, cioè l'elmo, il menpo, cioè la maschera, e poi le katane. E qui potete vedere appunto la maglia. Si vede proprio bene la faccia del samurai con indosso l'elmo. Sono visibili anche le katane e nel complesso, parlando da un punto di vista estetico, ragazzi, mi piace molto, mi piace assai. Da quando c'è Valentina De Laurentiis che si occupa del design delle maglie, stanno uscendo sempre dei capolavori. L'unica maglia che oggettivamente era molto meh è stata quella di Natale, quella famosa maglia con la renna. Tolta quella, comunque Valentina sta facendo soltanto capolavori. E qui abbiamo praticamente una maglia grigio scura, diciamo il colore base potrebbe essere un grigio scuro con i colletti e le maniche in nero e poi gli inserti sono in azzurro, quindi c'è comunque il richiamo al colore sociale del Napoli, cioè l'azzurro. E anche qui abbiamo lo stemma che praticamente viene riempito dalla maglia. A me questa cosa piace tantissimo, dello stemma che è svuotato e che viene riempito dallo sfondo della maglia. Per me è esteticamente parlando molto bella ed è promossa anche per il significato che vuole portare, ecco, mettiamola così. Qui abbiamo anche buongiorno e si può anche notare un po', diciamo, la parte laterale della maglia,
Se vedete bene ci sono delle onde. Queste onde mi ricordano molto quell'opera d'arte giapponese famosissima dove vengono raffigurate delle onde proprio. Ora non mi ricordo sinceramente il nome preciso, però mi ricorda molto quell'opera d'arte molto famosa. Magari hanno tratto ispirazione da quella. Comunque è una maglia che tu guardandola proprio la colleghi al Giappone, non c'è dubbio. Qui abbiamo poi la dichiarazione di Bianchini, Chief Revenue Officer, che ha commentato così: Il terzo kit si pone perfettamente al centro del nostro progetto For Napoli to the World. Partendo da Napoli, siamo arrivati fino alla città giapponese di Kagoshima per raccontare legame tra due culture lontane, ma accomunate dal suo spirito guerriero. Con questa maglia celebriamo la forza, il rispetto e la lealtà, valori che portiamo con orgoglio in campo. Abbiamo scelto Kagoshima in onore dello storico gemellaggio come luogo di presentazione della nostra maglia. Infatti, non ve l'ho fatto vedere, però tra le immagini c'è anche questa qui con due modelli giapponesi che si trovano effettivamente a Kagoshima, perché se vedete in basso a sinistra c'è la bandiera giapponese e poi c'è questa porta enorme, questo portale che è un torii, se ricordo bene. È una foto che è stata scattata effettivamente lì in quel posto. Tra l'altro, ragazzi, è stato fatto anche un video che però non vi faccio vedere perché ho paura che mi possano bloccare il video. Un video che è stato girato nel tempio Zen Tenshin di Fuorigrotta, quindi From Napoli to the World, anche qui. Questa attività rappresenta solo l'inizio di un processo di sviluppo di progetti legati al territorio giapponese, inserito in un più ampio piano strategico di allargamento della nostra fanbase globale. Questa è una di quelle cose che abbiamo detto l'altra volta. Allargare la fanbase. Voglio un attimo fermarmi sul sviluppo di progetti legati al territorio giapponese. Ora, fare una maglia dedicata appunto al Giappone è un passo comunque importante, è un passo comunque che va fatto se vuoi appunto piantare radici in quel territorio. Poi la cosa importante, ragazzi, questa maglia deve arrivare lì, ecco, quindi bisogna distribuirla e sappiamo che la distribuzione, specialmente all'estero, è uno un po' dei punti deboli del Napoli. Ricordiamo che Napoli autoproduce le maglie, non c'è diciamo, un terzo che prende le maglie e te le distribuisce in giro per il mondo. Devi farlo tu. Quindi voglio vedere come si muoveranno sotto questo aspetto, perché ripeto, la distribuzione all'estero è stato un punto debole nel recente passato. Poi, secondo me, un'altra cosa che si potrebbe fare, la butto lì, potrebbe magari essere un tour di amichevoli in Giappone, perché io mi ricordo, forse era l'anno dello scudetto, mi ricordo che il Napoli doveva fare un tour di partite in Corea del Sud, perché c'era Kim in quel periodo. Poi il tour mi pare che fu cancellato, però un'idea, diciamo, intelligente potrebbe secondo me essere questa: fare delle amichevoli in Giappone, magari con questa maglia. Poi c'è un'altra cosa che il Napoli ha fatto e che secondo me è molto intelligente: hanno aperto il profilo social in giapponese. Ora, in questo momento io ho visto il profilo Twitter, cioè l'account Twitter del Napoli giapponese, ma penso che faranno anche altri social in giapponese. Comunque, questo è un ottimo modo, perché comunque sui social oggi devi essere sul pezzo. Siamo nel 2024 e sappiamo bene che i social giocano una parte fondamentale anche nel mondo del calcio, quindi è una scelta intelligente aprire un profilo dedicato esclusivamente al mondo giapponese. Però, ragazzi, io penso che la cosa che può di più aiutare in questo progetto, secondo me, è l'acquisto proprio di un calciatore giapponese. E io questo lo dissi anche tempo fa quando ci fu la famosa intervista di De Laurentiis, dove disse: io vorrei un giapponese o un americano. Questa maglia e questo inizio di progetto appunto nel territorio giapponese mi fa pensare che il Napoli nei prossimi mercati andrà a prendere un calciatore giapponese. Ovviamente un calciatore giapponese di livello importante, famoso, conosciuto. Ricordiamoci Lozano. Tu prendendo Lozano hai creato, diciamo, una colonia in Messico. Kim, Corea del Sud. Oggi Kvara con la Georgia. Quindi devi andare a prendere comunque un calciatore che magari è già conosciuto, oppure è in procinto di esplodere, è in procinto di diventare un grande giocatore. E io qui sono andato un po' ad approfondire e ho trovato
i calciatori al momento giapponesi più preziosi. Qui si parla di valore di mercato. Non sono riuscito a trovare la classifica dei calciatori più influenti sui social, perché quella forse avrebbe aiutato di più. Io azzardo che nei prossimi mercati potrebbe arrivare uno di questi calciatori. Ovviamente, ragazzi, per me l'ideale sarebbe Kubo, perché ragazzi, Kubo appunto è quel calciatore che è in procinto di esplodere, calciatore che ha vestito la maglia del Real Madrid, quindi è un calciatore comunque conosciuto. Sinceramente non sono andato a vedere il numero dei followers che hanno ognuno di questi calciatori, perché non ho avuto il tempo. Oggi, come ho detto prima, i social sono fondamentali. Guardate per esempio Lukaku. Lukaku, ragazzi, aveva su Instagram più followers dell'account del Napoli. Quindi un calciatore oggi viene comprato anche per la fanbase che ha. Quindi è importante vedere anche i numeri dei social. Kubo su Instagram ha tipo 1,5 milioni di followers, che non è poco. Però età 23 anni, è un giocatore proprio che è lì lì per esplodere. Oggi è la Real Sociedad, non so se è fattibile comprarlo, non credo vedendo il valore di mercato, però sarebbe un colpo perfetto perché ti vai a prendere il giocatore che comunque è il più conosciuto anche nel mondo, perché ripeto, ha vestito la maglia del Real Madrid, e poi comunque un giocatore che secondo me potrebbe servire, perché lui comunque è un'ala destra, è politano comunque, ha i suoi anni, ok? Quindi potrebbe anche servire magari nel prossimo futuro. Ci sarebbe poi anche Mitoma, che però gioca a sinistra. Mitoma mi piace tantissimo. Tomiyasu lo conosciamo, ha giocato al Bologna ed era anche un nome che girava qualche anno fa in ottica Napoli. Hiroki Ito, la stessa cosa. Minamino, che è stato anche a Liverpool. Quindi secondo me il culmine di questo progetto sarà inevitabilmente il comprare un calciatore. E poi ovviamente, ragazzi, come ho detto anche nel video dedicato alle parole di Bianchini nella pausa, questa fanbase poi la devi fidelizzare. Non so come fare, perché io non me ne intendo di queste cose. Però li devi fidelizzare, perché poi se te li prendi e poi il calciatore lo vendi e perdi quella fanbase, a cosa è servito? L'hai sfruttato solo nell'immediato? No, secondo me dovresti sfruttarlo nel medio-lungo periodo. Ora, ragazzi, voglio chiudere il video così. Questi sono i gemellaggi con la città di Napoli. Ora, vedete, c'è Kagoshima, poi abbiamo tante altre città e io qui voglio fare una previsione, voglio azzardare. Secondo me, sempre nell'ottica From Napoli to the World, tra le papabili future collaborazioni che può fare il Napoli, potrebbero esserci due città in particolare, Santiago di Cuba e Cancun. Santiago di Cuba è una città, appunto, che si trova a Cuba, Cancun invece è una città del Messico. È comunque una porzione del mondo dell'America centrale. Ricordiamoci, ragazzi, ADL voleva a tutti i costi anche un calciatore americano. Potrebbero essere magari quello step iniziale che ti può portare a entrare anche nel mercato americano, perché comunque Messico, Stati Uniti, siamo lì. Sono due mercati comunque vicini che si parlano tra di loro, metaforicamente parlando. Quindi io azzardo nel prossimo futuro potrebbe esserci Cancun come nuovo come gemellaggio, diciamo tra virgolette, da sfruttare per fare una collaborazione per espandere il marchio Napoli anche in quella parte del mondo. Però io penso che prima o poi si arriverà anche negli Stati Uniti, perché ragazzi lì non c'è bisogno di dirlo, ma il mercato statunitense è fondamentale, anche perché comunque il calcio in America sta prendendo piede, la nazionale statunitense sta diventando una nazione comunque con dei giocatori validi. Quindi io penso che prima o poi si arriverà anche lì. E quindi ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. La maglia vi piace? È una maglia che esteticamente vi piace, che rispecchia i vostri gusti? Ditemi la vostra nei commenti. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi che è totalmente gratis. Attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Bravo Napoli che stai facendo questo progetto, lo voglio dire perché mi pare che non l'ho mai detto, ma questo Tommaso Bianchini, ragazzi, mi sembra proprio uno di quelle persone che nel suo, diciamo, lavoro potrebbe diventare un top player. Non so come dirvelo, però io non so Bianchini che carriera ha avuto finora, perché non ho approfondito così tanto. Però mi sembra una di quelle persone che nel suo campo
può puntare in alto, ecco. Quindi bravo Napoli che hai preso comunque una figura che da quando è arrivata sta facendo comunque dei miglioramenti incredibili. Vi ricordate quando l'anno scorso vi dissi From Napoli to the World mi sembra uno slogan pubblicitario fine a se stesso? Quest'anno invece si sta vedendo quello che sarebbe forse dovuto essere il From Napoli to the World che De Laurentiis ci spiegò lo scorso anno. Però vabbè, l'anno scorso. Bah, non voglio più parlare dell'anno scorso. Ciao!